Allora, Presidente, non è andata come voluto. C'è da dire che nel primo tempo però si è vista una bella squadra. La squadra c'è, chiaramente se ci dovesse essere una perdita sono contenta che alla seconda partita, perché i miei ragazzi, io sono il mental coach della mia squadra, per cui ora so su cosa dobbiamo lavorare. E è paradossale dire che un presidente di una squadra può essere soddisfatto di una perdita, ma oggi ho visto dove la mia squadra deve migliorare, e siccome la squadra c'è, sono certa che questo non sarà altro che l'opportunità per migliorare e per essere sempre più forte alle prossime. La sensazione è che ci sia comunque un gruppo unito, no? Sì, il gruppo è unito. È chiaro che, come diceva anche Roberto, la squadra ancora deve migliorare, deve mettersi a punto, deve conoscersi bene. Quindi noi ci siamo, cioè è una squadra unita, forte. Sono ragazzi che si vedono anche fuori dal campo, dall'allenamento. Quindi sono certa che va soltanto in crescita questo, e che questa è stata veramente un'esperienza che ci servirà per portare avanti grandi risultati. È vero che siamo solo all'inizio del campionato, però quale può essere l'obiettivo di questa squadra? Guarda, io sono un mental coach, sono abituata a pensare, alcuni hanno paura a dirlo, io voglio pensare che vincono il campionato, e non ho nessun problema a dirlo, i miei ragazzi devono lavorare per vincere il campionato, questi sono i nostri obiettivi. In compagnia del matatore Crepaldi, oggi è stata credo, una giornata da incorniciare, no? Beh sì, una giornata per me fortunata, non sono abituato a queste triplette, grazie ai compagni, grazie allo sponsor che ci ha permesso di fare la prima di campionato qui a Rosselli. E grazie al presidente che ci accoglie ogni martedì e giovedì con calore. Sì, è stata una buona giornata per noi, siamo riusciti a portare a casa questo risultato. Primo tempo complicato, poi nella ripresa tutto più semplice per voi. Siamo entrati più cattivi, più determinati, abbiamo cercato con più voglia il gol. E sì, penso che è stata una vittoria meritata comunque. Cosa ti è piaciuto di più, cosa di meno della tua squadra? Bah, di meno il primo tempo sicuramente, come diceva lei, un po' più arrendevoli, meno pressing. Il secondo tempo, come dicevo anche prima, più cattivi, più cinici. Il secondo tempo mi è piaciuto davvero, sì. Beh, Quindi per la prossima ci vuole la stessa intensità vista nel secondo tempo. abbiamo fatto una buona preparazione, quindi ce lo possiamo permettere questo secondo tempo abbastanza cattivo. E sì, con umiltà, come sempre, siamo una squadra di amici, cercheremo di dimostrare il più possibile.